la seconda giornata del campionato provinciale di Serie D. Il girone offre questo appuntamento proprio importante al Fancioni. L'Ele Nettuno affronta la United Aprilia, capolistria di questo raggruppamento. Squadra schierata al centro calcio di punizione. Subito dopo alcuni minuti di gioco ci prova Pompili, subito sul palo più lontano parte anche Giallungo il tiro, la rasoiata, ancora Giallungolo che scarica per Roma Cicca, arriva Ambrosini dello United, Roma spala la porta e come poter servire Valente non ci riesce, si invola adesso Roma, esce addirittura Ambrosini dalla porta. Adesso è Gaglietti, il tiro di Gaglietti, il gol di Gaglietti, lo scambio con Criscuolo, la rasoiata all'indietro, adesso la possibilità per Valente, c'è il raddoppio. Giallungo, Atturi subito in avanti, il palo, vede anche l'inserimento, dovrà anche andare a calciare, lo fa e c'è Fabbro appostato sul palo. L'out di sinistra, scarica per la corrente Trobbiani, adesso Cianfanelli di prima intenzione, lo stop a inseguire, adesso è Pompili, esce il portiere Fabbro, Davino lo spazio, la possibilità, vuole calciare direttamente a rete, lo fa, il palo, possesso del United con Ambrosini che lancia Valente, ancora Pellegrini, fa tutto da solo, il tiro e la rete, bellissimo gol da parte di Pellegrini. Lotta, tocca comunque Valente, Trobbiani adesso con la rasoiata, scivolata da parte di Tinari, Pellegrini, la possibilità per il Ele Nettuno direttamente in avanti, il tiro, c'è il pareggio, pareggio di Davino, Pellegrini, adesso è Tinari, alza il pallone sopra la traversa. Ma non c'è fallo, ancora Tinari, adesso vede Atturi sul campo dell'Ele Nettuno per 2-2. Pompili, adesso è Valente la possibilità per colpire, che aveva già si era messo in mostra, il tiro di Valente, si ferma lo scambio con Giallungo, ancora Atturi, calcio d'angolo, Trobbiani, la palla messa in mezzo, ciccata Criscuolo, il gol di Criscuolo, ancora Davino per Giallungo, esce Ambrosini, lo scambio per Davino, se ne va in mezzo a una... che gol, c'è il gol del pareggio con Giallungo al quindicesimo di gioco. Tinari, ancora Tinari, c'è Davino, il tiro e c'è Ambrosini, rimedia tutti, se ne va insieme a Davino, esce invece Ambrosini, toccare il pallone, Pompili subisce uno sgambetto, c'è la regola del vantaggio, il tiro di Pompili in rete, il vantaggio del United, Pellegrini sarà lui a calciare questo tiro libero e c'è la parata di Ambrosini, invece Lorello, Pellegrini, Tinari, la parata di Ambrosini e arriva il triplice fischio, lo United Aprilia vince qui a Nettuno con un gol di scarto e mantiene la testa della classifica.